Dottor Renato Mantegazza, presidente dell'associazione AIM, Associazione Italiana Miastenia. Come e perché avete fondato AIM? AIM è stata fondata circa 20 anni fa per il supporto ai pazienti miastenici da parte di un medico anatomopatologo che era miastenico. È stata fondata e da sempre ha sede all'Istituto Neurologico Carlo Besta. Di fatto all'inizio questa malattia era una totale sconosciuta e quindi il motivo per la sua fondazione era quella di renderla più nota. Che attività svolge AIM? AIM svolge un duplice livello di attività. Uno è quello rivolto ai pazienti, quindi sulla risoluzione dei problemi pratici, le indicazioni terapeutiche e diagnostiche, sul supporto dal punto di vista delle necessità personali, e l'altro è quello di supportare l'attività di ricerca, attività che si svolge prevalentemente all'Istituto Neurologico. Tenete molto al dialogo con esperti europei ed internazionali. Cosa sono le Neuroimmunology Lectures? È vero che possono partecipare anche i pazienti? È un'iniziativa che è stata, che è cominciata quando è occorso il centenario dell'Istituto e con questa iniziativa quello che si vuole è cercare di fare una comunicazione scientifica che sia seria ma anche comprensibile da parte dei pazienti. L'associazione si pone come obiettivo quello di essere un primo punto di riferimento per i pazienti in termini informativi, quindi banalmente da informazioni relative ai centri specializzati per la gestione di questa patologia, nonché dei diritti dei pazienti e altri servizi accessori. La condivisione delle esperienze tra pazienti rappresenta un forte motore motivazionale e permette alle persone di capire che si può tornare a vivere una vita normale e convivere con questa patologia.